tecnico dell'industria alimentare si occupa di capire le esigenze del cliente per poi riuscire a proporre delle macchine e degli impianti che riescano a esaudire quello che serve al suo prodotto specifico. Parliamo di macchinari per l'industria alimentare, tenendo conto anche poi degli spazi e dello stabilimento del cliente, perché ogni cliente ha le sue esigenze e le sue necessità di ingombro e di spazio. Parliamo di un mercato globale. Il mio percorso formativo è di base tecnico-meccanico e poi però in questo lavoro, appunto strutturando impianti, abbiamo bisogno di ampliare la nostra conoscenza un po' a 360 gradi e si deve andare a conoscere un po' di business, un po' del marketing e anche altre conoscenze trasversali. E infine sicuramente essere curiosi è il motore scatenante di tutto quello che può essere il mondo del lavoro. La parte digitale è molto importante per la nostra azienda e ci aiuta a snellire il rapporto che abbiamo nella gestione dei dati. Ci dà modo di interagire tra i vari reparti, trovare delle soluzioni per venire incontro anche a tutte le esigenze dei nostri clienti, agevolare le logiche di processo della nostra azienda, garantire la migliore soluzione per mantenere la qualità intatta del prodotto. Il mio lavoro parte dall'analisi del progetto fino alla messa in pianta del disegno bidimensionale e tridimensionale. Tutto serve per capire se abbiamo tutte le conoscenze del progetto o se dobbiamo fare degli studi più approfonditi. Passiamo dal tecnologo alimentare al progettista meccanico e al progettista elettrico e ci dà la possibilità di lavorare in realtà piccole come in realtà grandi, in grandi industrie. È un lavoro che va spazia a 360 gradi. Al giorno d'oggi i gusti delle persone, i cibi continuano a cambiare e quindi noi dobbiamo saper far fronte a questi cambiamenti per riuscire a fare una proposta per le nostre macchine che sia interessante per i nostri clienti. Questo cambiamento si affronta investendo nella ricerca e soprattutto nelle persone e nella formazione delle persone.